presidente dell'associazione Marche Rifiuti Zero. Chi non trova posto dietro, c'è ancora qualche posto libero qua davanti. E avevamo tenuto i posti più avanti per gli amministratori locali, così ci sentisse, affinché ci sentissero molto bene. Però la sala mi sembra sufficientemente piccola per far sentire tutti, e noi abbiamo deciso di organizzare questo incontro perché la provincia di Macerata ha presentato il documento preliminare del piano d'ambito e leggendo questo documento a noi, ma non solo a noi, anche ad alcuni sindaci sono sorti molti dubbi e molte domande alle quali cercheremo di rispondere oggi. Per fare questo abbiamo chiamato dei pezzi da 90, di cui dico solo due parole, poi si presenteranno meglio con i loro interventi. Quindi prima di tutto Rossano Ercolini, che è il presidente di Zero Waste Europe, che è questo circuito di rifiuti zero al quale noi partecipiamo, che è un movimento che nasce dal basso e che con il coinvolgimento dei cittadini e attraverso la collaborazione delle istituzioni vuole creare e diffondere delle buone pratiche. Quindi a parte i 10 passi che verranno illustrati, non ci sono delle regole obbligatorie da seguire, ma solo, diciamo, tanta buona volontà e tanta voglia di fare bene le cose e tanta motivazione. Per questo, diciamo, eccesso di buona volontà e di motivazione, Ercolini ha ricevuto quello che viene considerato il premio Nobel per l'ambiente, che gli è stato consegnato dal presidente degli Stati Uniti Obama, e quindi noi siamo molto orgogliosi di averlo oggi qua. E sul piano d'ambito più in dettaglio invece parlerà Enzo Favoino, che è il direttore scientifico di questa associazione delle associazioni, diciamo, questo grande gruppo, e che è tecnico e ricercatore presso la scuola agraria del Parco di Monza, che è un centro di ricerca che ha avuto un ruolo fondamentale per la diffusione delle buone pratiche di raccolta differenziata, riciclaggio e compostaggio, e è tra i fondatori dello European Compost Network. E infine, siccome è stata recentemente approvata la legge regionale sulla tariffazione puntuale, abbiamo pensato di aggiungere un intervento di Attilio Tornavacca, che è il direttore generale di Esper, questa società che lavora con ANCI e con i comuni virtuosi sulla tariffazione puntuale, per cominciare a ragionare su questo, su questa vera buona pratica che oramai è legge e che dovrà essere adottata entro breve da tutti i comuni, che consente veramente di realizzare il principio europeo chi inquina paga. Con questo pensiamo che sia l'altra faccia del piano d'ambito, perché come sapete la tariffa deve coprire i costi del servizio, e quindi i cittadini devono alla fine pagarlo questo servizio devono sapere cosa pagano, come pagano e quanto pagano, e soprattutto non devono pagare per le cattive pratiche degli altri. Quindi noi pensiamo che la tariffazione puntuale sia quell'unica strada che consente a tutti di avere un'attenzione particolare, oltre che emotiva anche economica, per seguire i 10 passi. Quindi chiamo Rossano a fare il primo intervento, ci sarà naturalmente uno spazio per le domande, non fate i timidi. Verso mezzogiorno e mezza, se abbiamo finito, faremo un buffet e poi nel primo pomeriggio avremo anche uno spazio con Attilio Tornavacca per quelli che vogliono parlare più nel dettaglio di tariffazione puntuale o con noi per avere ulteriori approfondimenti. Ok, grazie. Allora, Sabrina mi ha già presentato, però volevo, visto che ci sono amministratori, attivisti, persone genuinamente interessate a capire la credibilità delle proposte che facciamo, è importante un po' approfondire chi e che cosa rappresentiamo, perché a volte sentiamo tante persone che parlano bene, però poi magari
sono persone frattante oppure che hanno anche una certa notorietà, ma dietro le loro spalle non hanno storie e esperienze in marcia, ecco, che stanno funzionando. E invece da questo punto di vista, più che avere una storia individuale, il sottoscritto rappresenta una storia collettiva, una storia collegiale, una storia di un numero importante di comunità, che poi insomma brevemente vi descriverò. Volevo premettervi, perché siamo in tempi in cui gli asset culturali, gli approcci si modificano nel volgere di secondi, cioè a tutti i livelli, da quello politico a quello politico-amministrativo, e sono gli effetti insomma della globalizzazione, sono gli effetti probabilmente delle nuove tecnologie, del modo in cui vanno ridefiniti complessivamente gli equilibri per nuovi modelli sociali. Io sono un maestro elementare e voi vedete, ieri facendo il viaggio leggevo Repubblica, tutti questi casi, no? E degli studenti che picchiano i professori, del ruolo della scuola, del fatto che la scuola è rimasta uno dei pochi presidi a tutela, diciamo così, non solo della trasmissione dei saperi, ma anche della veicolazione di modelli, di valori, eccetera, ed è assediata. E, però, ecco, se uno si limitasse a quello che accade, ci sarebbe da essere pessimisti. Io in realtà sono positivo, non ottimista, perché l'ottimismo, secondo me, è una scelta di partito, no? Il partito dei pessimisti e degli ottimisti. Si può essere e si deve essere positivi, perché i momenti di crisi, no? Tra l'altro nel linguaggio orientale la parola crisi significa opportunità, nei momenti di crisi, se ci sono delle buone idee, è il momento di metterle in gioco. Quindi io credo che in momenti di questo tipo le persone che hanno un valore, che rappresentano oggi la verità. Io faccio un pochino questa metafora, me lo permetterete, perché essendo un maestrino elementare devo un po' parlare ai bambini, cercare di usare anche un linguaggio immaginifico, però secondo me aiuta un po' anche a capire. Oggi forse la verità come l'abbiamo intesa non esiste più, ma esistono frammenti, un po' come una vena aurea, esistono elementi, diciamo, di metallo prezioso in una tesi, anche nella tesi opposta, a noi andarli a cercare e a metterli insieme. Quindi da un lato abbandoniamo l'approccio autoritario, diciamo top down, dall'alto, per cui la verità deve imporsi dall'alto verso il basso. Dall'altro probabilmente dobbiamo sperimentare una posizione che è una posizione di relazioni orizzontali, nel senso che dobbiamo ascoltare tutti, dobbiamo ascoltarci per trovare l'elemento di saggezza, l'elemento che illumina una situazione che abbiamo definito impegnativa. Questo è importantissimo per la politica, perché il rischio è, cioè siccome la politica è visione, ma è anche governance, è anche management, bisogna fare i piani industriali, perché poi le idee da sole non funzionano. Ma attenzione, oggi noi abbiamo fame di vision. Abbiamo bisogno degli indirizzi. Ovviamente questi indirizzi poi devono essere declinati dal punto di vista delle realizzazioni su scala industriale, devono essere modelli replicabili, modelli efficienti, modelli che funzionano secondo un approccio pragmatico, pragmatistico, che a noi italiani un po' ci fa difetto. Così come a noi italiani ci fa difetto riuscire a muoverci dalla situazione locale, Macerata, il piccolo paese della regione in cui si vive, che però esso stesso ha bisogno di attingere da ciò che a livello globale si sta producendo di livello, che è qualcosa che porta in serie A le comunità locali. Noi italiani siamo un po' periferici, siamo un po' quelli che si spennano dentro il dibattito del pollaio, dello scontro per uno scontro, e abbiamo bisogno di far respirare attraverso modelli culturali le politiche e gli asset industriali.
Io vengo prima di tutto da Capannoli, però Capannoli è un comune della provincia di Lucca, sapete che è comunque un piccolo comune, 46.000 abitanti, non piccolissimo, come ce ne sono molti probabilmente nella provincia di Macerata, in tutte le Marche, ma soprattutto ho un po' l'onore e anche l'arroganza, se me lo permettete, diciamo, è chiaro che l'orgoglio di aver visto crescere i semi che sono stati seminati, un po' di autoconvinzione la produce. Tutta la provincia di Lucca, dove si volevano realizzare nel 1996 due inceneritori, con un consenso del mondo della politica che era al 100%, con l'opposizione delle comunità locali che percepivano che c'era qualcosa che non funzionava, oggi tutta la provincia di Lucca, dalla parte versiliese, Viareggio, Pietrasanta e la parte lucchese, compreso il capoluogo, superano abbondantemente il 75% di raccolta differenziata. Pensate, Lucca, che ha 92.000 abitanti, è una mega città ovviamente, ma comunque è una città a tutti i livelli, anche con le criticità che appartengono a contesti dove ci sono centri storici, dove non è facile attuare le buone pratiche porta a porta, dove comunque ci sono i commercianti che giustamente tengono al salotto buono del centro storico, eccetera. In due anni è arrivato al 78% di raccolta differenziata e sta andando verso l'80%. Tutta la piana di Lucca sono 80.000 abitanti, 172.000 abitanti, la valle del Serchio, Varga, un bellissimo paesino di 10.000 abitanti, Borgo Mozzano, hanno oltre il 78-79, Varga l'80%. Quindi questi modelli, i modelli che si basano sulle buone pratiche, di cui condivideremo almeno in linea di massima i presupposti, poi saranno gli amici successivi in modo complementare al mio intervento a entrare più nel dettaglio, beh, questo funziona. Come dicono i pragmatisti americani, il piolo entra nel buco. Per capire se una cosa funziona o non funziona bisogna vederla nella pratica. Allora non stiamo solo parlando di modelli culturali affascinanti che potrebbero affascinare i pionieri del nuovo pensiero, no? Un po' New Age, ma funzionano dal punto di vista del management, perché Capannoli, per esempio, è il comune che in Toscana, per la taglia di questo comune, spende di meno. E all'inizio ci diceva, ah sì, ce lo dicevano gli amministratori, ah sì, proprio non si può anche fare, però costa un sacco di più. Come dire, siete disposti a pagare il lusso delle buone pratiche? No, oggi andate, è stato un giornale indipendente, ha stilato una classifica un anno fa, è il comune di Capannoli, il risultato è il comune dove si spende di meno in Toscana, ovviamente comune di 150 km quadrati, molto che va dall'Appennino a Monte Pisano, quindi anche complesso, e funziona dal punto di vista dei modelli industriali. Ma dov'è l'elemento decisivo? L'elemento decisivo che fa la differenza, come dico io in modo un po' sloganistico ma credo efficace, la differenziata, è l'arruolamento delle comunità. Bisogna investire sulle comunità, formarle, informarle, dir loro senza boria dove va il tetrapack, dove va messo il blister, dove va messa la carta unica della pizza. È un lavoro che presuppone una sorta di rivoluzione culturale, più che nei contenuti, nel metodo. Sempre giocando, io dico, deve andare il sindaco a bussare alla porta. La signora apre, vede il sindaco, dice, mamma mia, che ho fatto? Dice, il signor sindaco, come mai è venuto? È venuto a portarmi una multa? No, sono venuto a dirle dove mettere il tetrapack, dove mettere la carta unta della pizza, dove mettere la carta sporca. La signora rimane colpita. E allora invita il sindaco a mettersi a tavola a prendere un caffè. Ha capito che c'è qualcuno che si occupa di lei, che la politica funziona perché trova una motivazione a partire dai cittadini. Allora io dico, non solo funziona la buona pratica, ma la politica ritrova quel volto umano che ha perso, perché l'amministratore spesso è lontano, in alcuni casi ha anche scelto un approccio culturale, di cultura amministrativa top down, invece noi dobbiamo
spingere un approccio bottom up, le relazioni. E se noi formiamo bene, se noi ci giochiamo bene queste carte, tra l'altro anche il piacere di incontrare, riscoprire storie personali. A un tempo gli amministratori più valenti erano quelli che vivevano con la gente, ancora ce ne sono nei piccoli comuni. Il sindaco non lo fa perché fa carriera, non lo fa perché prende tanti soldi, perché non si prende tanti soldi, forse magari se uno bravo riesce anche a mettersi in luce. Io non sono contro anche, diciamo così, la visibilità, ci vuole anche, io sono laico ovviamente, l'importante è che una persona stia funzionando, stia dando il meglio di sé a una comunità. Ci sono ancora, e dico, noi, la politica in Italia è schiacciata sulle grandi metropoli. Nell'Italia minore ci sono risorse umane, professionali, di motivazione da cui attingere, e quell'Italia minore che è la maggior risorsa del nostro paese. Attingiamo di lì, perché non che Roma non abbia più niente da dire, Milano non abbia più niente da dire, capoluoghi, ma i capoluoghi sono spesso assediati dalle lobby, perché strategicamente io ho un esercito, lo vado a piazzare dov'è il cuore della battaglia, è lì che passano i piani, compreso quelli dei rifiuti. E guardate, io non do un giudizio di valore, sono venduti, compra, no, però funziona così. Abbiamo il palazzo assediato e è più difficile riuscire a smarcarci da quelli che sono i business as usual, cioè le inerzie, il come va da sempre, e quindi è più difficile in quel contesto l'innovazione. E invece in questo modo si sguarnisce la provincia. E allora i comuni, dove ci sono amministratori, sindaci che ci tengono alle loro comunità, possono respirare, far respirare, hanno più spazio a proporsi, e allora forse è di lì che dobbiamo partire, ovviamente senza dimenticare dell'importanza strategica delle grandi città, che poi sono quelle che sposteranno effettivamente i livelli, diciamo, dell'indirizzo politico, ma anche delle governance. Ecco, quindi venendo e andando verso la conclusione, Macerata, no? Io so, vengo spesso nelle Marche, devo dire ho incontrato anche la Commissione Ambiente regionale, e mi sembra che fosse insieme, c'era una signora che me lo ricordava, mi sembra che fosse insieme alla Commissione Bilancio, fu un incontro appassionato, devo dire molto interesse, io credo sincero, interesse da parte di tutti i gruppi politici. So bene che le Marche nel centro Italia e non solo sono un'eccellenza, se andiamo a vedere i numeri, le Marche hanno scavallato abbondantemente il 50%, però qual è il problema probabilmente di Macerata e delle Marche nell'insieme? È che sono a un bivio, con questa inerzia c'è la probabilità che la buona pratica non arrivi a risultati ulteriori, c'è bisogno di un cambio di passo. Io sono positivo, ripeto, 74% provinciale di Macerata merita sicuramente un applauso, quindi, cioè, noi, appunto, il Piolo entra, c'è una buona, si supera il 65%, si arriva oltre i drivers europei del pacchetto sull'economia circolare, eccetera, eccetera. Sì, quindi si parte da un dato positivo, però attenzione, se noi non introduciamo nuovi elementi di cambio di passo, è come quando si pedala in salita, si va avanti finché la pedalata tiene e la gamba pigia, no? Come si suol dire, ma se smettiamo di pedalare si torna indietro. Ecco che allora la sfida della tariffazione puntuale è centrale, è strategica, è una nuova motivazione. Io vi dico, a Capannori, quando partì nel 2006 la raccolta differenziata, poi venne stesa su tutto il territorio entro 2 anni, si arrivò subito a 80, ma poi regredì, arrivò addirittura intorno al 70, con la tariffa puntuale è salita di nuovo oltre l'80%, perché il cittadino viene cittadino, ma anche l'utenza non domestica, l'imprenditore commerciale, il magazzino, il gestore di servizi, è stimolato a dare il meglio di sé, non solo per motivi nobili, che sono importanti, magari in famiglia si riesce a capire che, insomma, lo facciamo non per 10 euro che risparmiamo, ma lo facciamo per il nipotino, per il bambino,
perché percepiamo che qualcosa bisogna fare per venire fuori dalla crisi ambientale, ma il bar, la pizzeria, il ristoratore hanno bisogno di incentivi economici. E allora io mi rimbocco le maniche, ma anche tu, controparte pubblica, mi devi dare una mano e riconoscere lo sforzo che io faccio. Quindi questo sicuramente è un segnale importante che va dato, e bisogna realizzare questo tipo di svolta considerando elementi che sono sempre attinti dal momento in cui viviamo la contemporaneità, che è duplice. Da un lato, sullo sfondo abbiamo la crisi delle materie prime, no? Che, come spesso si suol dire, visto che tutti siamo costretti a parlare con qualche inglesismo, la raw material scarcity. Dall'altro, per esempio, la Cina ha chiuso il mercato, soprattutto delle plastiche, ma non solo, eh. Era la Cina che pigliava tutto, un po' come le cartiere di Lucca. Io me lo ricordo negli anni '80, avevano le cartiere di Lucca, sono il distretto cartario più importante d'Europa, hanno 7.000 addetti, più i metalmeccanici che producono le macchine per le cartiere. E mi ricordo i piazzali stracolmi di scarto di palpe, delle impurità. Lo sapete perché c'era questo scarto di palpe? Perché l'Italia prendeva gli scarti dalla Germania, delle raccolte differenziate, la qualità infima delle raccolte differenziate, dove c'era un tenore di impurità superiore al 30%, non le pagava niente, c'era solo il camion che doveva andare a prendersele. E oggi la Cina ha fatto la stessa, l'Italia disse: ma io comincio a organizzarmela la raccolta dei maceri. E infatti oggi l'80% della carta prodotta in Italia viene dai maceri nazionali. Ecco, la Cina probabilmente, che ha una crisi ambientale gigantesca, probabilmente sta ponendo lo stesso problema. E questo come rimbalza su di noi? Rimbalza nel senso che noi dobbiamo puntare sulla qualificazione dei materiali che raccogliamo con le raccolte differenziate. E lì ha ragione chi diceva un tempo: attenzione, i comuni ricicloni sono spesso raccoglioni, cioè raccogli tanto, ma la qualità merceologica dei prodotti è negativa. La remunerazione dei consorzi di filiera, come Eco, Corepa, no, quella della plastica, Corepa, il vetro, eccetera, è bassissima, e quindi i costi sono maggiori dei ricavi. Oggi bisogna applicare strategicamente, dobbiamo partire, non è detto che si possa fare tutto in un momento, però l'adagio, il messaggio dell'accordo ANCI con AI, l'associazione dei comuni con il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, che dice: dovete comuni passare gradualmente dalle raccolte congiunte alle raccolte selettive. Significa raccogliere le plastiche per qualità merceol, polietilene naturalmente ben remunerato a dispetto del fatto che la Cina abbia chiuso il mercato, il cartone con l'Italia che ha fame di materie prime, le cartiere, separato dalla carta bianca. Perché se io metto la carta bianca, che da sola mi costa, mi viene remunerata fino a 200 euro tonnellata, la metto insieme alla rivista, me la remunerano 41 euro a tonnellata. Quindi se io invece le raccolgo in modo selettivo, ho delle remunerazioni rilevanti. Tant'è vero che oggi, poi gli amici che verranno dopo lo confermeranno o lo smentiranno, non credo, lavoriamo spesso insieme, insomma. Ma al di là di questo, sanno bene che sono perso un attimo con gli amici che ho citato. Comunque sanno bene che questo tipo di approccio è un approccio che presuppone un'organizzazione capillare che si basa sulla partecipazione dei cittadini e delle categorie economiche, perché quando passiamo alla tariffa puntuale, le categorie economiche giustamente vogliono trasparenza, vogliono capire dove vanno. Se non si parte con la dovuta informazione, con dovuto coinvolgimento, se non si fanno i passaggi propedeutici per il pieno e trasparente coinvolgimento, poi i risultati possono essere estremamente negativi. Se si percorre questa strada, io credo che si conferma quell'assunto statistico per cui nelle voci di bilancio di un'azienda, io ho presente a Livorno,
dove saremo anche tra breve, anche con Enzo. A Livorno il costo del servizio vale 40 milioni all'anno, 40 milioni. Quindi l'ordine di grandezza, non so quanto vale Macerata, ogni comune quanto ha a bilancio per la gestione dei materiali di scarto. 40 milioni con una efficace intercettazione merceologicamente pulita dei materiali, si arriva a coprire fino al 15% di quei costi. Vuol dire che il 15% di 40 milioni lo ricaviamo dalla vendita dei materiali al Consorzio Nazionale degli Imballaggi. Tra l'altro, oggi è possibile e conviene vendersi in proprio la carta anziché darla al Comieco, conviene darla alle cartiere. Ovviamente cambiano situazioni, ma anche le Marche hanno un distretto cartario, magari non vicinissimo a Macerata, se non sbaglio, per cui il conferimento dei materiali cartacei non è che pone dei problemi. Se noi valorizziamo le differenze tipologie cellulosiche, abbiamo delle entrate significative. Ma se qualcuno ancora avesse dei dubbi, la questione dei rifiuti elettrici e elettronici. Io dico la verità. Sono stato chiamato diverse volte da Sciapichetti, no? Con gli amici di Marche Rifiuti Zero, l'assessore all'ambiente, tutte le volte mi ha detto, è un po' una tirata di orecchie che vi faccio, ma affettuosa non c'è, glielo dico simbolicamente, magari qualcuno le lo ricorda. Gli ho detto, guarda, potresti essere tu il primo come Regione Marche che elabori un piano regionale del riciclo, centrato sul recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici, perché noi in Italia recuperiamo solo un po' di ferro, un po' d'acciaio, però il rame, l'alluminio, l'oro, l'argento, le terre rare, noi non abbiamo, l'Europa non ha terre rare. Oggi l'economia, la rivoluzione industriale 4.0, senza terre rare non si fa. E dove? E noi siamo la seconda industria manifatturiera d'Europa, l'Italia, poderosissima industria. Noi abbiamo bisogno, come il pane, di materiali che sono al 90% commercializzati dalla Cina. Il 90% del commercio è nelle mani della Cina, il 70% dei giacimenti naturali è nelle mani della Cina. La Cina regola il rubinetto dei prezzi, per cui poi, quando i prezzi rischiano di scendere, blocca le esportazioni. Quindi noi dobbiamo avere, non 5 come abbiamo, piattaforme che estraggono le terre rare, ma averne 50, averne 100. E nella pianificazione delle regioni che hanno questo potere pianificatorio, diventa strategico per l'economia, perché a volte si dice all'industriale, ma dice al politico, te ci devi dare una mano. Ma come la può dare il politico la mano? Non dando a pioggia i soldi. Sì, sull'economia circolare vorremmo un po' più di finanziamenti dal governo nazionale a cascata dalle regioni, ma facendo una pianificazione che esalta questo approccio. Quindi io penso che da questo punto di vista si possa fare conti con... non è mai facile niente, non ci sono scorciatoie, però si deve fare. Questa è la nuova consapevolezza che i decisori politici devono gradualmente assumere, se vogliono dare un contributo creativo, positivo alle loro comunità. Devo anche dire, e questa è ovviamente una mia opinione, non voglio assolutamente innescare polemiche, però laddove esistono consorzi importanti, io ho un po' presente la storia delle multi-utility, le multi-utility contano di più dei comuni, si mangiano i comuni, nonostante che i sindaci siano i titolari normativamente della gestione dei rifiuti, perché un sindaco ha il potere di esercitare la privativa sui propri scarti. Ma siccome questi consorzi sono potentissimi, dovete evitare che vi mettano con le spalle al muro. Questi consorzi danno lavoro, quindi danno lavoro a persone della comunità, quindi sono una risorsa, non voglio, però devono essere ricondotti a un ruolo non prepotente, ma di dialogo e di reciproca collaborazione. Quindi il ruolo dei sindaci è fondamentale.
in questo passaggio per andare verso l'80%, perché voi con la tariffa puntuale Capannori è cresciuto del 10%. Di nuovo gli amici vi confermeranno che oscilla tra l'8 e il 10% quando si passa dalla raccolta ben organizzata porta a porta alla raccolta con la tariffazione puntuale. Quindi arrivare all'80% previsto di Macerata è abbastanza facile. Chiudo su questo passaggio finale. Anche lì riaprite un dibattito, non con l'approccio del pensiero unico, sia ben chiaro, nemmeno fosse il nostro approccio. Anche le nostre tesi devono essere messe sotto spot, no? Sotto critica. Però attenzione, chi vi dice è d'accordo, bravo, questo in regione balenava, no? Lampeggiava. Lo sanno, vero, ma non, guarda, noi ci crediamo, quello che dici, dite voi, 80, Macerata, le Marche sono un'eccellenza tra le eccellenze italiane in questo momento, però poi cosa fare con la frazione residua? Ecco, allora vedi, noi non lo vogliamo l'articolo 35, non lo vogliamo un inceneritore tanto più imposto dal governo, ma ci attira l'idea del CSS, del combustibile solido secondario. Beh, su questo io credo che dovete tenere aperta una riflessione plurale, tenendo conto di tutti gli approcci tecnico-operativi, di cui stamattina non mancheremo di darvi ovviamente le linee essenziali, non solo, anche probabilmente una ricchezza di dettagli. Quindi io ripeto in fondo ai miei messaggi, ci metto il cuore, perché io penso che ce la facciamo, ma non è facile la situazione, non è facile. Piano inclinato non è facile, pensate, mi commuovo un po' perché con i bambini ho vinto un concorso, siamo giornalisti nell'erba, è dedicato, hanno formato il club dell'Albatros contro la plastica negli oceani. Nel 2050 ci sarà più plastica che biomassa marina negli oceani. Queste non sono, lo dice la fondazione MacArthur, che è moderatissima, non è nemmeno fatta da ambientalisti appassionati, è fatta, ci si rivolge all'uomo. Quindi davvero noi stiamo facendo qualcosa di terribilmente decisivo nei confronti delle nostre future generazioni. Dobbiamo davvero metterci in gioco, la politica deve raccogliere questa sfida, e lo facciamo per noi, lo facciamo per le nostre comunità, lo facciamo soprattutto per le future generazioni. È forse il momento in cui riagganciamo politica e valori, che è un po' quello che si è perso. Ma la politica, se non respira, la democrazia se non respira, se non sono le comunità a identificarsi, muore la politica e rischia di morire anche la democrazia. Iniziative come queste, che mettono in gioco a disposizione open source le conoscenze, sono momenti altissimi di democrazia. La democrazia si cristallizza e cambia di segno quando ragiona col meccanismo e con l'approccio del pensiero unico. Nemmeno il nostro deve essere un pensiero unico, ci deve essere il ritorno al pensiero delle differenze. Vi ringrazio. E Rossano, è stato molto interessante. Adesso ci divertiremo un po' con il piano d'abito, quindi chiedo a Enzo di venire e intanto chiedere a Rinci che ci fa. E adesso li sistemiamo. Sì, non l'ho fatto io il piano d'abito, no, però ci sta anche una riflessione di questo tipo. Vedo che c'è una bellissima lavagna carta, la posso usare? Sì. Tanto poi andrà alle cartiere di Luca. Questo abbiamo imparato. Consentitemi di cominciare in maniera un po' irrituale, mettendo lì quelli che possono essere i benchmark, i nostri segnaposto dell'eccellenza, perché voglio anche cominciare facendo un appello alla mozione dell'orgoglio. Voi avete giustamente diritto di sentirvi orgogliosi, perché la provincia di Macerata è una provincia con il più alto tasso di raccolta differenziata in una regione
che è la regione del centro Italia con il più alto tasso di raccolta differenziata. Le Marche e la Sardegna sono stati due piccoli miracoli della raccolta differenziata negli ultimi anni. Noi lo diciamo con la soddisfazione di chi può dire l'avevamo detto, no? E certe strategie sono percorribili. Io ero proprio in questo territorio a lavorare col Cosma, dice qua Giampaolo, il direttore, negli anni 90, no? Quando si parlava di introdurre la raccolta secomido, voi avevate fatto qualche piccola sperimentazione, se non ricordo male nella zona di Pollenza Scalo, ma con i cassonetti stradali non funzionava tanto bene, dicevamo passiamo al porta a porta. Quanto cacadubismo abbiamo dovuto affrontare, no? Ma poi non funziona, la gente non è contenta, costa di più, non ci saranno i risultati, eccetera, eccetera, eccetera. Noi già con qualche anno di esperienza alle spalle che derivavano dal contesto della Lombardia e del Veneto, dicevamo facciamo, i risultati ci sono. C'è il diritto di essere felici, ma noi, conoscete il motto di chi si occupa di rifiuti zero, dell'attivista rifiuti zero, lo conoscete? Sempre felici e mai soddisfatti. Siamo dei rompiscatole noi, perché sappiamo che non c'è mai limite all'ambizione che possiamo perseguire. Allora, anzitutto c'è da essere felici che in 10 anni la raccolta differenziata in provincia di Macerata è passata dal 25% al 74%, dato secondo la metodologia regionale, mi è dato di capire, 71% secondo il dato ISPRA. È comunque un alto tasso di raccolta differenziata. Gli obiettivi del piano, che ho avuto modo di... Ieri sera avete capito che è stata una cena di lavoro, eh? Enzo, ma poi qual è la tua opinione? Puoi parlare di questo? Allora mi sono dovuto leggere tutto il piano, ne ho estratto il succo. È un esercizio che ci capita spesso di fare. Allora, c'è un obiettivo al 2020, vengono definiti due scenari, uno inerziale, cioè di un leggero incremento della raccolta differenziata, uno obiettivo, quindi un po' più ambizioso, che sono sostanzialmente... Cosa cambia? Il colore è lo stesso. Ah, va bene. Sono sostanzialmente, vado a memoria, 73-77%. Però è ancora meglio, perché su questo misureremo poi l'area del possibile, vedere quelli che sono gli obiettivi in termini di minimizzazione del rifiuto urbano residuo, perché non conta più solamente il tasso di raccolta differenziata, l'obiettivo di raccolta differenziata, altrimenti non faremo azioni di prevenzione come questa magnifica brocca per darci l'acqua oggi al posto dell'acqua imbottigliata, oppure, che ne so, i pannolini lavabili. O altre azioni, perché l'acqua in brocca ci toglie plastica dalle percentuali di raccolta differenziata. Invece il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto, dobbiamo usare una nuova metrica che ci consenta di tenere insieme i risultati di quello che viene ridotto e di quello che viene riciclato, perché quello che ci interessa è la minimizzazione di quello che va a smaltimento. E allora, gli obiettivi in termini di chilogrammi abitante anno sono effettivamente 108 kg e 84 kg al 2020. Bene, su questo ci torneremo spesso, li ho messi in risalto perché sono i nostri segnaposto nella valutazione del possibile, perché noi vogliamo essere sempre felici e mai soddisfatti. Ma ora andiamo alla presentazione, perché altrimenti vi dicono: sei venuto fin qua e neanche hai preparato un PowerPoint. No, ho preparato il PowerPoint e lo condivido con voi. Anzitutto sapete che siamo appena entrati in una nuova era. Avete sentito parlare di approvazione del pacchetto economia circolare? Sì. 3 giorni fa, il 18 di aprile. È una bugia, perché in realtà l'approvazione formale avverrà, dovrebbe essere il 16 di maggio, con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, ma è solamente una formalità. In realtà l'accordo sui contenuti del pacchetto economia circolare c'è stato a dicembre, in una seduta a Fiume, una domenica di dicembre, il 18 dicembre, e c'è stata la trilaterazione tra Europarlamento, Consiglio dei Capi di Stato e di Governo e Commissione, e si sono messi d'accordo sul contenuto finale, trovando i necessari compromessi laddove dovevano essere trovati. E l'evidenza di questo è stato il fatto che all'Europarlamento l'altro giorno la cosa è stata votata con una maggioranza che probabilmente non si è mai vista nell'Europarlamento, circa il 90% di voti favorevoli. Bene, ora, io però a Bruxelles non è che ci sta la Cristina Farnesi, la Sabrina Petrucci, il Michele Giommini, Rossano Ercolini, no? Ci sta un personale politico ai vertici della Commissione che ha un profilo politico del tutto conservatore. Juncker è un conservatore lussemburghese.
Il ministro europeo dell'ambiente, alias commissario europeo all'ambiente, Carmen Uvelli, è un conservatore maltese, forse la persona più distante come origine e come filosofia politica fino a qualche tempo fa dai temi che ci stanno a cuore. Tant'è vero che all'atto della sua nomina aveva avuto anche tutta una serie di critiche per delle politiche non esattamente protezioniste su fauna, flora dell'isola di Malta e quant'altro. Quindi non è che a Bruxelles siano diventati preda di un manipolo di ambientalisti d'assalto, ma quali sono i motivi per cui Bruxelles lavora sull'economia circolare? Le intuizioni ce le ha già fornite Rossano e le voglio ripercorrere con voi con una serie di numeri chiave. 60%, questa non è la percentuale obiettivo di raccolta differenziata, fra poco vedremo gli obiettivi come sono stati adottati, 60% è la percentuale di materie prime che ogni anno l'Europa importa da altri continenti. Questo in una situazione in cui voi sapete che ci servirebbero ad oggi 1,7 pianeti per soddisfare tutta la necessità di materie prime, e non ce ne abbiamo 1,7 pianeti. Hanno trovato il primo che è più vicino alla Terra a qualche milione di anni luce di distanza, quindi non mi sembra una cosa fattibile. Fatto sta che ci pone in una condizione di estrema precarietà nella competizione globale per le risorse. Perché l'ha detto anche, l'ha tratteggiato magnificamente, Rossano fa degli affreschi, poi io devo dare le pennellate finali, non per questo voglio fare il braghettone che doveva coprire le pudenda, no, del giudizio universale, no, diciamo che integro, i cinesi hanno già messo le mani su tutte le miniere di materiali preziosi in Africa, i brasiliani ci vogliono dare sempre meno materie prime, stessa cosa i messicani, i thailandesi e quant'altro. Altro numero, 27, era 21 fino all'altro anno, fino a due anni fa, adesso è diventato 27, è l'aggiornamento del numero dei cosiddetti materiali critici, cioè materiali vitali per l'economia europea, di cui noi non abbiamo assolutamente risorse interne. Tra questi ci sono gran parte delle terre rare, ci sono anche le rocce fosfatiche che servono per fertilizzare in agricoltura, noi le prendevamo prima dalla pianura di Catania, da decenni ormai non le prendiamo più dalla pianura di Catania sotto forma di apatiti, siamo andati prima in Marocco, adesso sostanzialmente dal Cile. E anche questa è una cosa che ci mette in condizioni di precarietà. Allora, per sottrarci a questa condizione di precarietà, cosa dobbiamo aggredire? Quelle vere e proprie miniere di materiali che sono i nostri rifiuti urbani e oltre agli speciali, ovviamente. Però questa è la produzione, diciamo, media di rifiuto urbano del cittadino europeo, in questo l'Italia è più o meno allineata con la media europea, e qua dentro c'è tutto quello di cui possiamo avere bisogno. Questa è stata la linea ispiratrice del pacchetto economia circolare, che prevede la revisione delle direttive fondamentali, direttiva imballaggi, direttiva quadro, direttiva discariche, più l'integrazione con tutta un'altra serie di strumenti, tipo una strategia sulle plastiche, che qualche settimana fa ha visto la produzione del documento di inquadramento, una direttiva sull'ecodesign, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, questi sono i contenuti del pacchetto. Obiettivi di recupero materia, frutto di compromesso, perché la proposta della Commissione era il 70%, l'obiettivo sarà il 65%. Su questo siamo allineati qua in provincia di Macerata. Per gli imballaggi, la proposta era l'80%, è stato messo un obiettivo del 70%, la promozione dell'ecodesign, la raccolta differenziata obbligatoria dell'organico a partire dal 2023 in tutta Europa. E qua, per chi come me, per 30 anni, perché avevo cominciato quando ne avevo 5, a promuovere queste cose, per 30 anni ha promosso queste cose, mi canta l'anima dentro, no, leggendo queste cose. Bene, avevamo ragione, però guardate, al di là dei numeri, perché rispetto a questo, sostanzialmente, la provincia di Macerata è già allineata. Questi sono frutto di un compromesso con i paesi del gruppo Visegrad, che sono sempre quelli, ma noi, accidenti, poverini, non ci riusciamo, con Cipro, che dice, ma noi siamo un'isola turistica, poi però abbiamo la Sardegna che è già al 65% e prevede di raggiungere l'83% al 2023, è l'obiettivo di raccolta differenziata più avanzato tra le varie regioni d'Europa, ed è un'isola turistica, ma ci ritorneremo casomai dopo alla fine della cavalcata. Fatto sta che però, al di là dei numeri, il segno prevalente di questa cosa, il messaggio che trasuda è: non bisogna mai smettere di essere ambiziosi, perché nel nostro rifiuto residuo ci sono sempre risorse da poter aggredire e recuperare. E se uno dice, ma il 70% ha già fatto tanto, dice, ma chi me lo fa fare di fare ulteriori sforzi per arrivare all'85%? 70-85% sembrano
uguali, facciamo 70-80, e guardatelo dal punto di vista del rifiuto residuo, 70-80% significa la riduzione di un terzo del rifiuto residuo, non è roba di poco conto. Va bene, questa qui è la esemplificazione, cos'è il passaggio dal modello lineare, peccato non si vede tutto, questa però vedete col linguaggio delle immagini, il modello lineare è il take make waste, preleva risorse, trasformale con i processi industriali e smaltisce gli scarti dei processi di produzione e consumo. Però questo, attenzione, ci sono due ordini di impatti, ricordiamocelo sempre, non c'è solamente l'impatto legato allo smaltimento finale, c'è anche l'impatto che forse è ancora più rilevante in termini di sostenibilità ambientale del continuo prelievo di risorse dall'ambiente naturale. Invece il modello circolare consente di far diventare gli scarti di un ciclo di produzione e consumo le materie prime per alimentare un nuovo ciclo di produzione e consumo, e per quella condizione di precarietà che abbiamo visto all'inizio di questa chiacchierata, più l'Europa si avvicinerà al modello circolare, più potrà garantire la sopravvivenza del proprio sistema produttivo. È una questione economica prima ancora che ecologica. Poi economia ed ecologia mai come in questo momento sono andate di pari passo e tenendosi per mano. Tant'è vero che quando noi diciamo i tanti perché, non solamente i motivi ambientali di una buona gestione dei materiali post consumo, ci mettiamo sempre i motivi economici, è evidente che in un'operazione di riduzione del prelievo di risorse dall'ambiente naturale e di riduzione della produzione di scarti c'è una grande operazione di efficientamento di tutto il sistema produttivo. C'è chi si è esercitato nel calcolare i benefici complessivi per l'economia europea, sono venuti fuori numeri impressionanti, 1,8 triliardi di euro, sono dimensioni, magnitudo che non frequentavamo più da quando c'era la cara vecchia lira, però è sostanzialmente il PIL dell'Italia, è diciamo a metà strada tra il PIL della Spagna e il PIL dell'Italia. I motivi occupazionali, sono stati calcolati 480.000 nuovi posti di lavoro nell'economia europea solo per l'indotto diretto, cioè posti di lavoro nelle attività di raccolta differenziata, riciclo e compostaggio nei centri del riuso. Ma se ci mettiamo l'indotto indiretto, perché qualcuno dovrà produrre le tecnologie per raccolta differenziata, riciclo e compostaggio, e qualcuno si dovrà applicare la riprogettazione continua della produzione industriale per renderla più attinente a quei principi di durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e quant'altro che pervadono nel pacchetto economia circolare. Ecco, questi numeri triplicano. Negli Stati Uniti hanno calcolato 1,2 milioni di posti di lavoro, in Europa si parlerebbe di circa 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro. E i motivi geopolitici sono quelli che vedevamo prima sulla crisi globale e la scarsità delle risorse. Ecco, il sempre felici ma insoddisfatti. Guardate questi rompiscatole che siamo, che quando lo stesso anno in cui si introduceva in Italia il primo esempio di raccolta porta a porta con separazione secondo, Bellusco, nord-est milanese, consorzio Est Milano, zona di Vimercate. Bellusco introduceva il porta a porta, quello stesso anno la regione Lombardia adottava la prima legge regionale in Italia che prevedeva un obiettivo numerico di raccolta differenziata, 25%, e all'assessore alla partita dell'epoca, Carlo Monguzzi, gli si diceva ma tu sei pazzo, non ci si arriverà mai al 25%, quello stesso anno Bellusco arriva di slancio al 70%. Il decreto Ronchi portò l'obiettivo al 35%, la direttiva quadro attuale, la 98 del 2008, prevede l'obiettivo di recupero materiale del 50%, il nuovo pacchetto economia circolare del 65%, era il 70% della proposta della Commissione europea, ma avevo già detto quello che è stato il compromesso finale. Sempre felici, ma insoddisfatti. E non è detto che ci fermiamo qua, perché ci sono le clausole di revisione del pacchetto economia circolare. Ecco un primo elemento che voglio condividere con voi. Una delle variabili di sistema e di progettazione oltre che di gestione del sistema deve essere la flessibilità del sistema stesso, perché ci deve consentire di coltivare quell'ambizione. Ci torneremo fra poco parlando del sistema di trattamento del rifiuto residuo. Tra l'altro il pacchetto nella sua prima versione, luglio 2014, era sottotitolato Un programma rifiuti zero per l'Europa. Poi penso che Rossano abbia telefonato all'allora commissario all'ambiente Potocnik, sloveno, dicendogli, guarda che il marchio è nostro. Allora nella versione successiva non c'è stato più, no, noi siamo stati contentissimi al di là delle battute, perché questo è stato lo sloganamento. Ormai è forte la percezione tra gli operatori del settore rifiuti a livello globale, è forte la percezione, che rifiuti zero non è una visione fantasiosa, ma è uno strumento pratico per trasformare la visione dell'economia circolare in realtà operativa.
è una serie di strumenti: la raccolta differenziata, i centri del riuso, la tariffazione puntuale, la flessibilità del sistema, l'analisi del rifiuto residuo, per non arrendersi mai all'idea che ci sia qualcosa che non sia riducibile, riusabile, riciclabile, compostabile. Tant'è vero che Carmen Muvella stesso, il commissario europeo all'ambiente, ha detto al Parlamento italiano, tra l'altro molti parlamentari che magari neanche lo sapevano, gli ha detto: ma guardate che voi in Italia ospitate le migliori esperienze di economia circolare. Citava Capanno, Treviso, Parma, tutti i comuni che hanno adottato la strategia rifiuti zero e che la applicano conseguentemente. E rifiuti zero lo si può definire in tantissimi modi: ci sono i famosi 10 passi che vedete lì codificati da Paul Connett, consolidati da Rossano Ercolini. A me piace riassumere nella strategia delle 4 R. Lo so che ce ne sono solamente 3, perché quella più importante, faccio un po' di suspense e la faccio vedere. Con queste siete familiari, no? Riduci, riusa, ricicla. Da sempre, dal 1975, prima direttiva quadro, questo è stato il riassunto delle strategie europee. Poi l'Europa si era sempre adagiata sul concetto: sì, dopo che hai fatto questo, avanza un po' di rifiuto residuo, bisogna smaltirlo in condizioni di sicurezza, magari recuperando un po' di energia. E invece è qua che interviene l'elemento fondamentale trainante dell'economia circolare di rifiuti zero, che è l'R di riprogettazione continua del sistema, dei beni e dei servizi, per essere meno dissipativi e per consentire il recupero di tutto quello che è recuperabile. E se qualcosa non è recuperabile, deve essere riprogettato, giusto appunto. Questo si traduce in un'agenda operativa. Qua ci sono le cose da fare, molte di queste sono già fatte su questo territorio. Direi quello che manca: i centri del riuso, che sono previsti nel PRGR, ma sono previsti, mi sembra, solamente 4 sul territorio della regione. Si può fare di più, si può avere una presenza più. Com'è? Sì, sì, prego, prego, parlate pure, facciamo l'interattiva. Sono scritti 4 centri. Addirittura nel piano ci sono lo stato di fatto di quelli già presenti e superavano i 20. Bene, perfetto. Ce ne sono di più. Benissimo così, benissimo così. Ecco, l'importante è che siano diffusi sul territorio. La tariffazione puntuale è il prossimo grande passo. E poi l'analisi del rifiuto residuo, cioè andare a vedere cosa avanza nel rifiuto residuo, perché quelli che sono gli errori del sistema, mannaggia, però è tagliato un po' l'immagine. Quelli che sono gli errori del sistema in termini di materiali che non sono riciclabili, compostabili, siano oggetto di riprogettazione, oppure ci sia una riprogettazione del sistema di raccolta per andare ad affrontare le criticità, perché se io trovo ancora nel rifiuto residuo molti materiali che sono oggetto di raccolta differenziata, evidentemente c'è qualcosa da modificare sul versante comunicazione oppure sul versante organizzazione della raccolta differenziata. So benissimo delle discussioni sul sistema di trattamento dell'organico, non abbiamo il tempo di approfondire questa cosa, se no dobbiamo parlare solamente di questo. Riassumo semplicemente dicendo che noi come Rete Rifiuti Zero, la strategia Rifiuti Zero non è una strategia di no, è una strategia dei tanti sì, dei sì alle cose giuste nelle condizioni giuste, per cui noi siamo possibilisti sulla digestione anaerobica a certe condizioni, ad esempio che ci sia preferibilmente la trasformazione di biometano, che ci sia un'analisi di contesto per verificare se in quel contesto specifico va meglio il compostaggio o la digestione anaerobica, che ci sia il post-compostaggio, che comunque è reso obbligatorio attualmente dalle norme nazionali, anche se la modifica della legge europea sui fertilizzanti forse modificherà lo stato delle cose e quant'altro. Per la riduzione va bene, vado avanti, i pannolini, l'analisi del rifiuto residuo. Sulla tariffazione puntuale ci sarà la presentazione successiva, sono tanti gli approcci alla tariffazione puntuale, sostanzialmente si basano comunque sul, neanche più sul volume, non sul peso, ma sul numero di conferimenti del rifiuto residuo. Ci sono tanti approcci, il sacco prepagato, gli RFID e quant'altro. Mi interessa invece valutare con voi l'effetto in termini quantitativi, perché abbiamo lì il nostro segnaposto dell'eccellenza. Allora, qui con l'introduzione dell'equo sacco, che è un sistema ancora perfettibile, però in questo caso si va a 43 kg abitante anno. Poi si dice: ah, ma finiscono tutti nei boschi, no? Finiscono in più carta, più combinata leggera, plastica e metalli, più umido e così via, più ingombrante al recupero. Voltiere, idem. Produzione secco pro capite da 112 a 34 kg. Con un aumento della raccolta di imballaggi in plastica, di carta e cartone, di organico, ecco, 34 kg, 43 kg, quello ci segna il confine del possibile, no? A dove si può arrivare. Poi non diciamo domani,
No, settimana prossima, però. Settimana prossima vuol dire avere qualche giorno per poterci lavorare. L'importante è cominciare a lavorarci. E veniamo alla questione trattamento del rifiuto residuo. Scommetto che mi avanzano dei minuti. Vediamo un attimo, eh. No, c'è ancora tempo. Allora, segni del tempo. Forse una sola persona non se ne è accorta in Italia, l'ormai ex ministro Galletti, ancora in carica per la gestione ordinaria, sì, continuano a fare cose di un certo significato, nella cosiddetta gestione delle partite ordinarie. Ma l'incenerimento è passato di moda. C'è stato negli ultimi 2 anni un cambiamento drammatico e drammaticamente bello della narrazione sull'incenerimento a livello europeo, segnato soprattutto dalla comunicazione della Commissione Europea sul Waste to Energy, sul recupero di energia dei rifiuti, del 26 gennaio 2017, che dice in estrema sintesi: attenzione, il messaggio sintetico è disinvestite dall'incenerimento, perché l'incenerimento ha qualche problema di contraddizione con la prospettiva dell'economia circolare. La Regione Marche, conseguentemente in realtà l'aveva già fatto prima, ha detto che non vuole l'inceneritore previsto dalla sua, che Italia è in questo in ottima compagnia, perché più o meno ci sono state delle più o meno garbate pernacchie istituzionali dalle varie regioni rispetto alle previsioni dello sblocca Italia. Io la mia previsione l'ho chiusa in una busta e in un cassetto, vedremo quando lo sblocca Italia verrà abolito, perché verrà abolito prima o poi, se le mie previsioni erano giuste. Però la Regione Marche dice previsione di trattamento a freddo con produzione CSS. Ora, è possibile qualcos'altro? Nel documento di programmazione provinciale è considerato anche uno scenario di recupero materia, meno performante però secondo le previsioni del documento di programmazione provinciale, perché si parla, vado a memoria, di circa un 13% di tasso di recupero rispetto al 41% dello scenario CSS, cioè quello che viene estratto dal rifiuto residuo, da un lato sotto forma di materie valorizzabili e nell'altro lato sotto forma di CSS. Allora vale la pena di approfondire un attimo, a parte questi sono gli ulteriori segni del tempo. La Regione Lombardia ha approvato all'unanimità, il che fa capire che non c'è niente di ideologico su queste cose, cioè le nostre considerazioni sull'incenerimento alla luce delle indicazioni del pacchetto economia circolare mettono radici nel territorio del pragmatismo e dell'analisi sistemica. C'è un'evidente contraddizione tra incenerimento e continuo perseguimento di obiettivi ambiziosi di raccolta differenziata, perché l'incenerimento ha già creato in altri paesi e rischia di creare in Italia, in 2 regioni già c'è il problema, la sovraccapacità di incenerimento e l'ingessamento del sistema. Non è il caso comunque delle Marche, ma soprattutto diamo una risposta definitiva, così lo mettiamo nel cassetto dell'oblio, all'argomentazione, ma gli inceneritori servono per minimizzare il conferimento a discarica. E poi andiamo a fare anche qua l'analisi numerica, perché la matematica dei rifiuti non inganna. Allora, in Italia c'è un distretto che produce, che ha un inceneritore più grande d'Europa, 700 kg abitanti anno più o meno di rifiuto, 60% dimanda incenerimento, sono 420 kg abitanti anno, 25% sono scorie e ceneri pesanti, sono 105 kg di materiali che decadono dal processo di incenerimento e che bisogna gestire in qualche modo. Si dice poi le scorie vanno a recupero, poi si vedono le autorizzazioni, sono in parte sperimentali, parte dicono sì, puoi recuperare quella parte, ma devi fare l'analisi di eluato e quant'altro. I recuperi sono sempre non molto consistenti, però escono dalla statistica perché diventano rifiuti speciali. E per cui si dice, ah, io non ho mandato niente a discarica. No, non l'hai mandato come urbano, ma l'hai mandato come speciale a discarica. Invece, da un'altra parte, abbiamo il nostro distretto campione rifiuti zero, campione a livello mondiale, ripeto, le esperienze italiane di questo tipo sono trainanti a livello mondiale. Treviso, 350 kg abitante anno, 85% riciclato, rifiuto urbano residuo, 50 kg. Anche questo compariamolo col nostro segno a posto. Impegno a ridurre il rifiuto urbano residuo di un ulteriore 80% entro il 2023, arrivando a 10 kg abitante anno. Ci riusciranno, non ci riusciranno, però già questo, già la situazione attuale mi dà meno materiale a discarica rispetto a quello che viene fuori da una strategia basata sull'incenerimento. Quindi questa la mettiamo nel cassetto dell'oblio. E veniamo invece alle alternative all'incenerimento. Sistemi di trattamento a freddo rispettivamente con produzione di CSS oppure con recupero di materia. Come funziona
nell'impianto di trattamento a freddo con recupero di materia, quella che noi chiamiamo fabbrica dei materiali. Questa fu un'intuizione dell'assessore provinciale della provincia di Reggio Emilia. Loro sono stati la prima e finora, ahimè, l'unica provincia dell'Emilia Romagna che sono riusciti a dismettere l'inceneritore, quello di Cavazzoni, che hanno detto basta, noi vogliamo fare la fabbrica dei materiali. Poi il contesto lì non è stato molto favorevole da questo punto di vista, per cui li hanno costretti a prendere il rifiuto residuo e mandarlo all'inceneritore di Parma, ma l'intenzione della provincia di Reggio Emilia era di fare la fabbrica dei materiali, così come vari altri territori che vi potrò citare che stanno programmando in questa direzione. Allora, sostanzialmente un impianto che si compone di una sezione di selezione con varie tecnologie, separatori balistici, separatori ottici, separatori magnetici a correnti indotte, e una sezione di stabilizzazione biologica. Ora, è evidente, qua ci sono le stesse tecnologie del compostaggio, qua ci sono le stesse tecnologie delle piattaforme di selezione conale. Quindi flessibilmente questo impianto può lavorare sul rifiuto residuo e poi sempre meno sul rifiuto residuo e sempre più su materiali da prospettive incrementali delle raccolte differenziate. C'è quindi una flessibilità intrinseca. Va bene, questo qua è uno schema di dettaglio, ma sostanzialmente dice la stessa cosa che abbiamo detto prima. Ora, probabilmente nella previsione di recupero di materia prevista nel documento di programmazione provinciale non è stata considerata l'ipotesi di recupero del plasmix, su cui tra l'altro c'è un articolo nella legge di stabilità ultima approvata a dicembre che promuove le cosiddette plastiche seconda vita, plastiche recuperate dal plasmix sia da scarto delle raccolte differenziate sia da recupero dal rifiuto urbano residuo 19-12-12. Con la densificazione e estrusione posso fare vari elementi di arredo urbano, non ci faccio in ballo per contatto alimentare, ma questo perché allo stato attuale è ahimè impedito per tutta la plastica di riciclo in Europa secondo alcune disposizioni dell'EFSA, dell'European Food Safety Agency, in corso di revisione. Però ci sono tante altre cose da poter fare, elementi di arredo urbano in primis, vasi, fioriere, eccetera, 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 pavimentazioni carreggiabili erbose e così via. Quali sono i veri tassi di recupero? Allora, questi sono uno schema tipo in studi, layout, business plan che abbiamo fatto sulla base della combinazione delle tecnologie già attualmente adottate su questa cosa. E come vedete, ecco, totale recupero circa un 20%, un altro 20% di frazione leggera a estrusione, in modo che poi a discarica vada un 22 più un 25, un 47%. Cioè, da questo punto di vista, il totale dei recuperi è tra il 35 e il 40%, non è molto dissimile da quello di un impianto CSS. Io vedo spesso negli studi di settore, lo dico in maniera garbata, ma vedo che su questo si tende ad essere liquidatori, si dice si recupera di meno rispetto a quello che si tende a recuperare in un impianto di CSS. Ma la cosa poi non è supportata da un'analisi operativa, ci sono gli impianti che consentono di andare a vedere, anche senza l'estrusione, ci sono impianti che fanno il 20% semplicemente con separazione magnetica e separazione a correnti indotte. Qual è la precondizione? Che ci sia poco organico nel rifiuto residuo, perché è l'organico nel rifiuto residuo che rende il rifiuto residuo sporco e poco lavorabile. Ma questa è una condizione che su questo territorio c'è, perché la raccolta a secumido è pervasiva da queste parti. Per cui queste cose possono funzionare al massimo grado di efficacia. Ora, siccome la stessa discussione l'abbiamo dovuta affrontare in Liguria, con 3 province su 4, provincia di La Spezia aveva già l'impianto di bioessiccazione e biocubi per fare il CSS, le altre 3 province avevano adottato lo schema dell'impianto di trattamento a freddo con recupero in materia. La regione, sulla base di un accordo col consorzio EcoCarbon che gli ha prospettato scenari di gloria sulla vendita del CSS, proprio vedremo se la cosa è vera o meno, ha detto no, bisogna fare il CSS, e noi abbiamo fatto le nostre garbatissime controdeduzioni. Va bene, queste sono le valutazioni di inquadramento strategico: impianto di trattamento a freddo con recupero materia, minori costi, questo è rispetto all'inceneritore. In realtà i costi di investimento, i costi di gestione, i costi di investimento tendono ad essere analoghi a quelli di un impianto di trattamento a freddo con produzione CSS, perché si tratta di togliere i separatori densimetrici che servono a fare il CSS e di inserire qualche separatore ottico, qualche separatore, i separatori magnetici ci sono nell'uno e nell'altro.
la scalabilità, perché gli impianti di trattamento a freddo sono più scalabili, cioè possono essere fatti anche a dimensioni minori, quindi non c'è bisogno di importare il rifiuto residuo poi dalle altre province. Velocità di allestimento rispetto a un inceneritore, questo è l'errore di fondo del... Lo sblocco Italia parte da un punto condiviso che noi da sempre rimarchiamo, che l'Italia ha una incredibile fame di impianti di trattamento del rifiuto residuo per corrispondere all'obbligo di trattamento del rifiuto residuo stipulato dalla direttiva di scariche, sino al 99. Voi sapete che l'Italia paga la maggiore multa per procedure di infrazione rispetto a direttive ambientali, ed è esattamente sulle discariche in generale, vecchie discariche non conformi alla direttiva europea, ma in molti casi sulla mancanza di pretrattamento. Dal caso eclatante della discarica di Malagrotta a Roma, adesso chiusa, dove non c'era il pretrattamento, c'è stata una procedura di infrazione in quel caso. Però il ministro Galletti, che diceva io devo dare risposta a questa cosa, quindi faccio gli inceneritori, ma il ministro Galletti gliel'hanno detto quanto tempo ci vuole a fare un inceneritore rispetto a quanto tempo ci vuole a fare un impianto di trattamento a freddo? Se io devo dare una risposta di tipo emergenziale, l'inceneritore è l'ultima cosa a cui vado a pensare. Ripeto, rimettiamo via il tema inceneritore. Ma soprattutto quello che ci sta a cuore è la flessibilità e l'adattabilità, perché un impianto che ha quelle tecnologie di selezione può essere flessibilmente convertito al trattamento di frazioni da raccolta differenziata. È quello che fanno impianti di questo tipo, che magari partivano con 90.000 tonnellate di trattamento del rifiuto residuo, adesso trattano 30.000 di rifiuto residuo e 60.000 da raccolta differenziata. L'alternativa, produzione in CSS dal rifiuto urbano residuo. In genere si usa l'argomentazione: con questo io do un contributo alla lotta al cambiamento climatico, perché nel CSS ci sono una parte di materiali biogeni, cioè rinnovabili, sono sostanzialmente la carta e i tessili naturali. La plastica non è rinnovabile, viene dal petrolio, allora bruciamo petrolio direttamente. E si dice allora do un contributo perché sostituisco carbone nei cementifici e così via. Però attenzione, perché noi da tempo abbiamo messo in risalto il fatto che il recupero di energia dalla parte rinnovabile di quel rifiuto che si può ottenere è in realtà inferiore rispetto al risparmio di energia che avrei recuperando tali materiali come materia, perché devo considerare tutta l'energia incorporata nei beni che metto al consumo, in quanto lì dentro c'è l'energia dell'estrazione, del trasporto dalla zona di estrazione alla zona di trasformazione industriale, della trasformazione industriale e dell'avvio ai punti di vendita. Quella è tutta energia che si va a dissipare una volta che io utilizzo quel materiale per bruciarlo e recuperare un po' di energia. E sappiamo, secondo la legge della termodinamica, che quello che recupero bruciando è sempre di meno del valore dell'energia chimica di cui sono fatti i materiali. Questa qui è una dimostrazione visiva, l'abbiamo presentata alla COP21 a Parigi come Zero Waste Europe, e fa vedere che i risparmi, valori negativi significa risparmi di gas serra dalle strategie di riduzione, riciclo e compostaggio, sono da considerare, perché invece con incenerimento e discarica si hanno sempre valori positivi, cioè produzione netta di gas serra. Tra l'altro lo dice anche la strategia sulle plastiche che è stata pubblicata qualche settimana fa. Dice che l'incenerimento o comunque il trattamento termico di plastica è uno dei maggiori contributori alla quota complessiva di gas serra. E io non è che nel CSS posso andare a scegliere, speriamo che mi si bruci solo la carta e il tessile naturale, no, si brucia anche la plastica, e la plastica deriva dal petrolio. Molto meglio recuperare come materia. Poi, maggiori costi per l'applicazione di tariffe di conferimento al CSS. In Italia, tipicamente, come in tutta Europa, bisogna pagare per conferire il CSS, non si viene pagato. Ci sono due eccezioni in Italia: cementificio di Robilante, Cuneo, e il centrale termoelettrico di Fusina, ma hanno delle storie molto particolari, e sono un CSS di altro tipo, col pneumatico fuori uso, miscelato col CSS da rifiuto urbano e quant'altro. Nella media, tipicamente, bisogna pagare. Qui sotto c'è scritto anche un'altra cosa, no, vabbè, poco... mancanza di flessibilità, ecco, questa è la cosa che più di tutte ci sta a cuore, perché se io lì ho il separatore densimetrico posso fare solo quello, da allora in poi, trattare rifiuto residuo per tirare fuori il CSS, non posso fare selezione di materiali da raccolta differenziata, quindi non mi posso adattare flessibilmente agli scenari incrementali di raccolta differenziata. E ricordiamoci questo, no?
il percorso dell'ambizione, e questa... però dobbiamo evidenziare un po' di cose, siccome si dice ma che cosa posso recuperare dal rifiuto residuo, in fin dei conti ho fatto il porta a porta, ho già fatto tutto il possibile, la tariffazione puntuale, tutte le frazioni riciclabili ormai le ho riciclate, e posso recuperare proprio esattamente quei materiali che finiscono nel CSS. Cosa c'è nel CSS? Carta e plastica sostanzialmente. E noi da tempo facciamo analisi di composizione del rifiuto residuo. L'ECO, che fu la prima provincia nel 2002 a superare il 50%, qua nel 2007 aveva già il 56% di raccolta differenziata, si vede che cosa, quali sono le tendenze. Una tendenza alla riduzione dell'organico, e questo è positivo per quelle ipotesi di lavorazione e selezione ulteriore del rifiuto residuo, è una concentrazione, si chiama effetto concentrazione. Più è limitata la quantità di rifiuto residuo, più tende a concentrare un po' degli errori comportamentali, perché noi non riusciamo, per quanto ci tendiamo, ad avere il 100% di perfezione nei comportamenti da parte dei cittadini. Gli errori si concentrano nel rifiuto residuo, ma soprattutto, ad esempio, le plastiche non da imballaggio, che non sono coperte dal circuito di raccolta differenziata. Volete l'esempio tipico? Attilio, diglielo tu. Io, tu che c'hai due figli, dai. Ma ad esempio... No. Qual è l'esempio tipico? Svelto... Allora, il discorso qual è? Ad esempio, per un bicchiere che è di plastica non può essere conferito nella raccolta differenziata degli imballaggi, viceversa un contenitore sì. Allora, come facciamo a spiegare ai nostri figli che un bicchiere che è sempre di vetro non lo puoi mettere, ma invece un barattolo di vetro sì? Ci sono tutta una serie di contraddizioni che non favoriscono un messaggio che è. Io poi l'altro messaggio che volevo dare era tipicamente sui giocattoli, che sono l'esempio tipico di materiale non da imballaggio che io devo smaltire nel rifiuto residuo, se non posso portarlo in centro del riuso. A volte poi anche il giocattolo si usura, si rompe e quant'altro. E questa è plastica anche nobile, che si può recuperare questa. Bon, stessa cosa, provincia di Lucca, abbiamo fatto la comparazione quando Capannori arrivò all'80%, mettendo la comparazione con il resto della provincia di Lucca, anche qua una contrazione dell'organico, e ancora però percentuali interessanti, importanti di carta e plastica, ed è su quelle che bisogna lavorare in maniera selettiva per avviare ai percorsi virtuosi del recupero di materia. Scusi, tappi di sughero dove li mettiamo? Tappi di sughero sono uno dei materiali più pregiati, sarebbe bene, possono andare nel fondo, però è ancora meglio separarli. Sono 10 anni che faccio la proposta al Cosmari per recuperarli, non mi hanno letta. Perché hanno un altissimo valore i tappi di sughero. Va bene, economia del recupero materia, perché poi ci piace giustamente parlare di costi. Dice, ma quanto viene a costare questo poi al pagatore in ultima istanza, che è il cittadino? Bene, questi sono i valori sul mercato internazionale delle commodities, delle materie prime e seconde, che ci fanno vedere quali sono i risultati conseguibili. Noi, devo dire la verità, prudenzialmente e conservativamente, nei business plan, nei piani di fattibilità economica, consideriamo sempre zero il valore di vendita di queste cose, che vuol dire che ci mettiamo nella situazione più prudenziale possibile, e rispetto alle nostre previsioni tutto quello che viene è incrementale, è più benefico. Fatto sta che, vediamo sul CSS, allora la cosa su cui mi interessa, questa è una valutazione quasi filosofica, c'è dentro il costo di opportunità, quanto risparmio rispetto alla discarica è giusto, ma anche con la raccolta differenziata, col compostaggio, Però l'indagine fatta a livello nazionale sul CSS da Università di Udine e Università Bocconi fa vedere che i costi di conferimento del combustibile prodotto oscillavano tra 50 e 100 euro a tonnellata. Attenzione, l'ho sottolineato, costi per il conferimento, non quello che si riceve portando il CSS al cementificio o alla centrale termoelettrica. C'è anche un problema di saturazione del mercato potenziale, e anche questo è stato ultimamente traguardato in un'indagine a livello nazionale di Nomisma, cioè vedendo la potenzialità nell'ipotesi di sostituzione del 50% del carbone nei cementifici, la produzione autorizzata di CSS, c'è una sovrapproduzione tendenziale in molte delle regioni, incluse le Marche. Questo significa che poi, per la legge della domanda e dell'offerta, se vuoi venire da me, se vuoi che prenda il tuo CSS, non quello di un altro territorio, mi devi pagare un po' di più. È naturale, ma io lo dico condividendo con voi, no? Una preoccupazione, condividiamo, riflettiamo insieme, è un brainstorming collettivo questo. Bon,
Noi a Genova, per la città metropolitana, abbiamo fatto lo studio comparativo, l'abbiamo fatto anche per la municipalizzata di Genova, che doveva scegliere il sistema di trattamento del rifiuto residuo. In passato avevano seguito suggestioni di fare l'inceneritore alla lanterna, poi il gassificatore a scarpino, hanno deciso di fare l'impianto di trattamento a freddo. Due ipotesi, facciamo il CSS o il recupero di materia. E noi abbiamo tematizzato smaltimento CSS, inclusivo del costo di trasporto, 60 euro a tonnellata, ma abbiamo addirittura messo, in genere, per le plastiche di basso grado, il plasmix ad estrusione, l'ipotesi tendenziale è quella di ripagarsi, no? Di ripagare il costo di estrusione con il valore del recuperato. Però noi prudenzialmente abbiamo messo 20 euro a tonnellata per il conferimento del plasmix agli impianti di estrusione, oppure 20 euro a tonnellata per l'estrusione in impianto di quella particolare componente. Vengono fuori questi numeri, voi però non vedete quello in fondo, mannaggia. Vediamo un attimo. No, è che qua. Ad ogni modo, qua sotto c'era. Si legge, scusate. Questa è un'analisi ceteris paribus, cioè a parità delle altre condizioni. È chiaro che, l'ho già detto, un impianto di trattamento a freddo che fa CSS o che fa recupero di materia ha molti elementi in comune, la sezione di stabilizzazione, ad esempio, e poi alcune differenze specifiche. Quindi abbiamo analizzato solamente l'impatto economico delle differenze specifiche. Veniva 47,6 euro a tonnellata per il CSS e 33,3 euro a tonnellata per l'opzione recupero di materia. A noi comunque, ripeto, e vado a concludere, quello che interessa è essenzialmente la flessibilità, perché vogliamo non arrenderci all'idea che ci sia qualcosa che non sia differenziabile, recuperabile, riciclabile, vogliamo coltivare quell'ambizione del sempre felice e mai soddisfatti. E vi lascio con l'ultimo pensierino, perché questo è la classifica delle province italiane di qualche anno fa. C'era anche Macerata, bravi, 64,5%, non mi ricordo neanche di che anno fosse, 2013-2014, però Treviso 78%. Treviso non si è adagiata su quella che noi chiamiamo la sindrome tedesca, e noi abbiamo difficoltà come Zero Waste Europe a sfondare sullo scenario tedesco, a parte che Berlino e Kiel hanno appena adottato la strategia rifiuti zero. Però sullo scenario tedesco perché è difficile? Perché lui dice: ma noi siamo già i più bravi al mondo, ed è vero, ma essere i più bravi non significa essere perfetti. Un paese che fa il 70% di raccolta differenziata ancora 30 piccoli preziosi passi da fare verso la perfezione. E perché bisogna arrendersi e dire: non li posso fare quei passi? Tant'è vero che da allora Treviso, Pordenone non si sono cullati sugli allori, Treviso è all'85% di raccolta differenziata e non si vuole fermare lì, Pordenone e Mantova hanno superato l'80%, vi ho già parlato della Sardegna che come regione è ormai attorno al 65% di raccolta differenziata e traguarda l'obiettivo dell'83%. E ricordiamoci sempre che qualunque obiettivo è comunque negli strumenti di pianificazione non è l'obiettivo massimo, è l'obiettivo minimo. Io lì devo arrivare, ma secondo la visione del sempre felice e mai soddisfatti, poi c'è ancora tanto spazio per camminare, no? Però so che a questo punto l'avete capito bene. Vi ringrazio. Grazie.